Un cordiale saluto a tutti voi che avete deciso di guardare questo nostro documentario sulla capitale dell'isola di Zante, in Grecia. Una doverosa premessa: noi non mettiamo nessuna pubblicità sui nostri documentari. Se vi appaiono pubblicità, sono opera di YouTube. Zante fu al centro delle battaglie spartano-ateniesi, fu poi una delle isole Ionie sotto il dominio veneziano per 650 anni, durante il quale vi nacque il poeta Ugo Foscolo. L'isola si trova nel Mar Ionio, vicino alle coste del Peloponneso, e fa parte dell'arcipelago delle isole Ionie. Questa è l'isola di Zante. Con questo documentario vi mostreremo solo la capitale, che porta lo stesso nome dell'isola. Con questa nave traghetto dalle Levante Ferry siamo arrivati qua, sull'isola di Zante. Siamo arrivati nella capitale, che si chiama anche lei Zante. Zante ha 35.000 abitanti nella capitale, per un totale di 40.000 in tutta l'isola, perciò si sono tutti concentrati qua. È una città dedicata al commercio, dedica alla navigazione e adesso si sta concentrando sul turismo. Noi siamo partiti da Ancona con la nave Superstar Ferry, siamo arrivati a Patrasso. Da Patrasso per la strada normale, che poi sono delle strade perfette, che sembrano delle autostrade, siamo arrivati sempre nel Peloponneso, siamo arrivati al porto di Killini. Dal porto di Killini, con un'ora e mezzo di navigazione, questa nave qua ci ha portato qua nella capitale. Adesso proviamo di muoverci e andare a vedere com'è la città di Zante. Zacinto o Zakynthos. Qui siamo a Bokkaly. Bokkaly, siamo in cima a una piccola collina. Bokkaly è famosa per due cose. Primo, perché c'era un castello veneziano che è stato completamente distrutto dal terremoto, poi hanno portato via tutti i sassi, tutte le pietre, e non vale neanche la pena andare a vedere. Ma più che altro la gente vengono a Bokkaly per il panorama della città di Zante. Questa è Zante Capitale, cioè è la città principale di tutta l'isola. L'80% degli abitanti di tutta l'isola vivono qua, nella capitale, che si chiama anche lei Zante o Zakynthos, come uno vuole. Zante è famosa per tante cose. La cosa principale è che qui è nato Ugo Foscolo, il poeta, e dove ha scritto quella famosa poesia a Zacinto. Poi Zante è stata anche molto famosa nella storia. Purtroppo nel 1953 è venuto un tremendo terremoto che aveva raso il suolo tutto, perciò la città che vedete adesso non c'è niente di storico, ma è una città nata dal 1953 a venire adesso. È dedicata al commercio, dedicata alla navigazione e tutto. Adesso si stanno concentrando sul turismo. È una città molto bella che adesso andiamo a vedere insieme. La città di Zante, vista dalla collina di Bokkaly, è uno spettacolo unico. Qui siamo nel centro della città di Zante. Questa è la piazza principale, la piazza Dionisio Solomos. È qui che vengono tutte le funzioni politiche, funzioni religiose, qualsiasi cosa succede la fanno qui, in questa piazza, la piazza Dionisio Solomos. Questa è la piazza Solomos, siamo nel centro di Zante. Questo è il monumento a Dionisio Solomos. Dionisio Solomos era un grandissimo poeta greco, il più grande di tutta la Grecia. Dionisio Solomos era un indipendentista. Lui lottava e aveva fatto il movimento per l'indipendenza di Zante. Dionisio Solomos è quello che ha scritto le parole dell'inno nazionale greco. È per la Grecia un personaggio molto importante, un grandissimo poeta. Qui siamo in Piazza Solomos, che è la piazza principale di Zante. Nel 1864 Zante si è unita alla Grecia, è diventata greca, che prima da veneziana, poi francese, poi austriaca, poi turca, le ha passate tutte. Finalmente nel 64 è diventata greca. Per commemorare questo evento hanno tirato su questo qui, il simbolo della libertà.
l'Asante liberata dal dominio turco e diventa greca. Qui siamo nel centro di Zante, la capitale. Questa è la piazza principale, si chiama Piazza Dionysios Solomos. Alle mie spalle c'è la chiesa di San Marco del Molo. San Marco del Molo è una chiesa che con il terremoto del 1953 è rimasta in piedi. È l'unico edificio di tutta la città che è rimasto in piedi col terremoto del 1953. Quello che si vede in alto, un tempo, quando qui c'era mare, era il faro. Era il faro di Zante. Adesso la chiesa è diventata una chiesa ortodossa. Andiamo a dare un'occhiata dentro. La chiesa di San Nicola del Molo originariamente era stata costruita su un'isola collegata alla terraferma da un ponte. Con il passare del tempo l'isola si unì alla città. Dentro ci sono gli ornamenti liturgici di San Dionisio, il patrono dell'isola, il quale per un periodo della sua vita dette i servizi all'interno di questa chiesa. Siamo sempre nel centro della città di Zante, Zakynthos, la capitale. Questa è Piazza San Marco. Quella là in fondo è la chiesa di San Marco. Con il terremoto del 1953 è andata completamente a terra, non c'era rimasto niente. Poi l'hanno rifatta, ma quando l'hanno rifatta l'hanno fatta più piccola, più stretta, più qui, per dar spazio ad altre cose. Inoltre qui per far soldi hanno messo dei bar e tutto. Dove c'è questo lampione c'era l'albero della libertà. Era l'albero che significava la lotta e la fine del dominio dei veneziani. Hanno tagliato l'albero e ci hanno messo un lampione. Comunque gli sta bene, perché quando sono andati via i veneziani poi sono arrivati i francesi. Piazza San Marco. La chiesa di San Marco, molto piccola, è l'unica chiesa cattolica dell'isola. Situata accanto al Museo Solomos e Calvos, sembra un unico edificio, in quanto costruita con lo stesso stile del museo. La chiesa fu costruita nel 1518 e ricostruita due volte, nel 1747 e nel 1894. Fu completamente distrutta durante il terremoto dello Ionio del 1953. All'interno, bella cappella cattolica, stile sobrio, molto semplice, tranquilla, con una sensazione di calma. Questa è la via principale, la chiamano la via Roma. È una via dove c'è tutto lo shopping, dove ci sono tutti gli accidenti che uno vuole, li vedono in questa via. Di sera questa è completamente piena di gente che vanno avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Adesso nel pomeriggio la gente sono in spiaggia o sono a letto. Per comunque questa la chiamano la via Roma, è la via principale dello shopping, la via principale di Zante. La via è dedicata ad Alexander Romas, ministro del governo e presidente del Parlamento greco. Nel 1941 al 1944 Zante è stata assediata. L'abbiamo assediata noi, l'esercito fascista. Questo è il monumento in onore dei caduti della guerra del 41-44. La guerra che ha un po' di storia. L'Italia invade la Grecia, i greci respingono gli italiani fino in Albania. Cosa fanno i tedeschi? Vengono ad aiutare gli italiani e conquistano la Grecia, italiani e tedeschi insieme. Poi l'Italia cambia bandiera e cosa fanno? Il nuovo governo italiano non avvisa i soldati italiani che erano rimasti qua e loro, i tedeschi, cosa fanno? Gli italiani erano diventati nemici e li hanno ammazzati quasi tutti. È una triste storia. Questa alle mie spalle è la cattedrale di San Dionisio, è la cattedrale della città di Zante. Dionisio era il vescovo di Zante, era una persona che proveniva da una famiglia aristocratica con molti soldi. Quando ha ereditato il patrimonio della famiglia l'ha donato tutto ai poveri. Dopo che è morto l'hanno fatto santo e adesso è praticamente il patrono della città di Zante.
La cattedrale di San Dionisio, distrutta dal terremoto del 1893 e ricostruita nel 1948 con una raccolta fondi da parte del comitato cittadino, e resistette al terremoto del 1953. Entrando, si è colpiti dalla quantità di affreschi, portalampade e colori. Al suo interno, luogo di adorazione della reliquia di San Dionisio, tenuta in una tecla d'argento. Questo è il busto di Ugo Foscolo, il poeta che è stato famoso per aver scritto la poesia A Zacinto, che l'ha scritto quando era in Inghilterra, era in esilio forzato. Quella è la Piazza Solomos. Foscolo l'ha messo qui all'entrata, è un po' fuori dalla piazza principale, ma almeno ce l'hanno messo. Il nostro Foscolo. Foscolo era figlio di un genitore italiano, cioè veneziano, ma la madre era di qua, la madre era di Zante. Per questo lui aveva nel cuore Zante, era nato qua e era veramente innamorato di Zante. Ugo Foscolo. Questa è la mia spalle, è la casa dove è nato Ugo Foscolo. Poi qui hanno continuato a vivere i genitori. Ma lui, quando l'isola è passata alla Germania, siccome era un nazionalista, è dovuto scappare, è dovuto andare all'estero. È andato all'estero e non è mai più ritornato. Quando era all'estero, per nostalgia della sua isola, ha scritto la poesia A Zacinto, che è diventata la poesia famosa in tutto il mondo. Non la ricordo a memoria perché è un po' di anni che sono andato a scuola. Comunque diceva: né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che ti specchi nell'onde del greco mar di cui vergine nacque, eccetera, eccetera, eccetera. Ugo Foscolo, un grande, grande italiano poeta. La casa di Ugo Foscolo è stata ricostruita nel 2016, dopo essere stata completamente rasa al suolo dal terremoto che colpì l'isola di Zante nel 1953. In questa casa il poeta nacque nel 1778 e passò la sua fanciullezza fino al 1785, quando, sia per ragioni politiche sia per sopravvivere, si spostò da una città all'altra dell'Italia e della Francia. Ugo Foscolo, nato povero, ha vissuto da povero per morire in miseria. Questo è il cenotafio di Ugo Foscolo, con la statua dell'angelo piangente. Ma la tomba è vuota perché le sue spoglie giacciono nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Questa è la marina di Zante. Terminiamo qui la nostra visita della capitale dell'isola di Zante, Zante città. Che dire? Abbiamo visto una città pulita, ordinata, non troppo turistica, gente molto cordiale. La maggior parte della popolazione lavora sulle coste dell'isola, dedicandosi al turismo. Noi vi mostreremo l'isola di Zante con due documentari, Zante Sud e Zante Nord. Grazie infinite per la vostra cordiale e apprezzata visione.